Buongiornissimo ragazzi, come promesso sono qui per il video unboxing dimostrativo di tutti i miei mille mila averi ritagli. In pratica vi spiego, tipo settimana scorsa, questa settimana, mi sono ricordata che mia madre, dopo circa 6 anni e mezzo che non sono più a casa, si è ricordata di riportarmi il malloppo di ritagli e cosettine varie che sono circa da 20 anni custoditi da me. Per capirci, poster, figurine, magazine, ritagli di giornali, tra cui cioè 18.000 volte tutti uguali. E quindi vi avevo proposto se vi poteva interessare una cosa del genere, uno showrun, insomma, apro e vi mostro, ecco. E mi avete risposto in tanti di sì, ovviamente tengo a sottolineare che no, non li ho lasciati a casa mia queste robe per tanti anni perché non mi importava di loro, se no non avrei continuato a gestire una pagina Facebook. Ma perché a volte non si ha spazio, a volte mia madre si dimenticava di portarmeli, a volte tutte e due, quindi è una cosa che può capitare, non penso che sia un delitto, anche perché mia madre me li ha conservati con tanto amore e nel frattempo comunque ne hanno usufruito le mie sorelline, sorelline ormai sono grandi, devo smettere di chiamarle sorelline. Comunque, io direi di passare a mostrarvi il macello che c'è qui dentro, potrebbe diventare un video lungo, ops. Allora, avevo pensato di togliermi gli occhiali, però poi ho detto: ma come cavolo faccio a vedere che cosa sto mostrando alla gente? Quindi, il primo, sì, sirene, abito vicino all'ospedale, sapete, Modena, cioè sulla strada per andare all'ospedale. Vabbè, il primo pezzo che vi faccio vedere, non sono in ordine minimamente, è l'album di figurine Panini di Harry Potter e il Calice di Fuoco. Vediamo se c'è una data. Ah, ovviamente io non ho mai finito uno di questi album perché a me piace iniziare le cose e non finirle. No, vabbè, perché un po' i miei genitori smettevano di darmi i soldi. Ecco, direi 2005. Perché all'epoca le figurine costavano un pacchetto 50 centesimi. Comunque, la cosa caruccia di quest'album, per chi non l'ha mai visto, o per chi... Oh, guardate! Questo dovrebbe essere tipo 3D. Per chi non l'ha mai visto, per chi non ce l'ha o per chi è troppo giovane, c'erano degli occhiali in 3D. Ecco appunto che ve ne parlavo. Perché alcune di queste figurine... Vediamo un po' se trovo subito. Ecco, no, alcune di queste pagine erano appunto in 3D, quindi vediamo, facciamo questa cavolata, non funzionerà mai. Ecco, comunque si dovevano vedere non sdoppiati e effetto 3D che sembra che ti arrivino addosso. Adoro, adoro fortissimo. Guarda, come completare questa collezione? Cose da non fare, scherzo. Ciao Panini, se mi stai seguendo, mandami tutte le figurine che vuoi, io sono qui. A 30 anni, va sempre bene, c'è sempre tempo. Poi il secondo, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, ovviamente, quindi questo sarà antecedente. Vediamo la data. Pubblicazione periodica numero 10 del 2004. Ciao ragazzi, quanti di voi magari sono nati nel 2004? Alzate la mano! No, bello, 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 questo mi piace perché c'è Remus e quindi sapete che Remus è il mio personaggio maschile preferito, ovviamente poi c'è Tonksina, mia amore forever. Che belle queste figurine con tipo olografiche oro. No, questo neanche questo è stato completato ovviamente, però guardate, per chi piace Sirius, il prigioniero di Azkaban è uno dei film più belli secondo me. Anche qui non completate, anche qui Panini, se volete mandarmi le figurine, anche quelle nuove, mi sembra che sono usciti dei nuovi album, io sono qui per voi. Ovviamente qui ho un mazzo di doppioni generici, non di una collezione specifica, perché credo di aver fatto anche delle collezioni più vecchie e probabilmente, o più nuove rispetto a queste, e probabilmente non ci ho comprato l'album. Vabbè,
Comunque, se voi le riconoscete, ci sono queste col bordino viola. Se ve le faccio vedere dritte, magari ci capiamo meglio. Mi sembra che uno di questi ci dovrebbe essere anche Tonks. Mio amore, Remus. 30 anni, 30 anni ragazzi, 30 anni. Allora, sì, queste no, queste sono sempre prigionieri di Azkaban. Boh, io mi ricordavo qualcosa con Tonks, non lo so. La mia memoria, come sempre, fa schifo. Andiamo avanti. Oh mio Dio. Vabbè, facciamo prima questi, va? I magazine di Magic. Che cade tutto. Magic College a un certo punto avevano preso a fare queste specie di magazine che dovrebbero sembrare tipo il cavillo o il qualcosa del genere, insomma, quei il poster di Zia Marge tra le altre cose. Gesù, questa era Gazzetta del Profeta. Oh, guardate. Io potrei usare tutti questi poster come sfondi per fare le foto ai Funko Pop, ma non lo faccio. Magic Book. Ci sono il palloncino. Ah, questi credo che siano qualcosa tipo formule magiche. Il palloncino che non scoppia, le pietre. Preparazione dell'acqua lustrale. Beh, basta lasciare dell'acqua a marcire e va bene. Questo è il Magic College. Che anno è? Che giorno è? Dov'è che si vede all'inizio di solito? Ah, guardate qua. Ah, beh, ve lo dico, 10/7/2004. Certificato di iscrizione al Magic College, l'ho compilato io. Vabbè, potete vedere la mia scrittura decacca di circa, cioè 2004, io facevo il primo superiore probabilmente, sì. Sì, Magic College, il nome Ilenia Maria, casa di appartenenza Aria. What the fuck? Va bene. No, queste erano tutte cose carinissime. Ah, guardate questa, l'eco. Poi fatemi sapere se anche voi avete questi magazine, queste cose carinissime, perché io sto perdendo i pezzi nel frattempo. Ho perso gli occhiali che andavano qui, va bene. Dopo dovrò rimettere tutto il mondo a posto. Poi c'è la Gazzetta dei Maghi e delle Streghe, ecco qua. Questo è il numero 1. Ragazzi, magari anche roba da collezione, io non ne ho la più pallida idea. Meraviglia. Vediamo un po'. Sommario. Che belli. Drachettino. Oh, vabbè, questo è bellissimo. Il poster mai staccato del primo film. Comunque no, io dovrei avere da qualche parte buttato il poster originale del primo film, che credo o mi regalò una mia compagna di classe delle elementari o andai a chiedere impietosamente al cinema della mia città di darmelo. Gazzetta dei Maghi delle Streghe numero 2. Dopo un po' mi sono rotta le scatole e non li ho più comprati, o forse non avevo più soldi. I miei genitori non mi davano la paghetta, ragazzi. Questo è un fattaccio. Adesso glielo dico. Mamma, papà, se mi state guardando, siete stati dei personaggi cattivi. No, non è vero. Non è vero, perché quando avevo la 1000 lire, perché sì, sono vecchia. C'erano le lire quando io ero baby. Mi compravo le patatine alla domenica. E quindi niente, ero tutta busta di patatine. E mi piacevano quelle alla pizza, i cerchi. Bellissima, comunque. Che dice qua? La vera amicizia non gela l'inverno. O l'inferno. Inverno. Ho letto bene. Confidenza attorno al fuoco. Chi è Lord Voldemort? Boh, andiamo avanti. Numero 3. Adoro. Adoro fortissimo. C'è Dobby. Ma queste cose poi. Eh beh, io non, forse non sono arrivata a collezionare questi magazine fino al settimo, ottavo, perché poi sono cresciuta e mi sono dedicata alla musica. Comunque guardate che bellissima questa maglietta, la potete trovare da Tech Shop. Poi se volete vi lascio il link in descrizione. Qui parla tutto di draghi, draco. Qui c'è un altro poster di Harry
Malfoy, penso di intendere, perché vedo Tiger e Goyle. Io ero così ossessionata da queste cose che sono intonse, praticamente sembrano appena uscite dall'edicola, sono perfette, nuove, non hanno neanche un'orecchia alle pagine. Poi, numero 7, saltiamo dal 3 al 7. E io vorrei vedere l'anno però penso sempre al 2004, non penso che abbiano fatto tutto questo salto temporale. Ma di solito io mi ricordo che si dovrebbe vedere dalle prime pagine, ma loro sono anarchici. Va bene, guardiamo un po'. Posta. Cosa dice? Avvistamenti e segnalazioni. Magari qualcuno di voi ha anche scritto a queste riviste. Chissà. Cerimonia di consegna di diplomi magici. Chissà che ci sono anch'io. Dio! Non ci ho mai fatto caso, no, ma io non penso perché non ho mai risposto né scritto niente a queste cose. La gazzetta. C'è un disegno di Edwige, credo, una fenice perlomeno, eh. Poi, Quidditch, tattiche di gioco. Ma che belle che erano queste persone che lavoravano in queste magazine. Poi perché non le hanno fatte più? Cioè, ragazzi, I need it. Adoro. Questo è un uovo. Boh, storia della magia, quindi può darsi, ma qui ho perso il, l'avrò staccato, il coaster che dovrebbe essere al centro. Boh, ah no, era quello di Fanny, scusatemi, sono un poco esaurita. Allora, qui c'è un poster. Gio, erano attaccate al muro perché io poi mia madre ha voluto ripitturare e quindi, oh mio Dio, ho capito qual è. Le mie sorelle, se stanno guardando questo video, lo capiranno. Gli facevo prendere sempre gli infarti la notte perché questo è un poster gigantesco, ma davvero gigantesco. Penso che sia più di 1,5 m, 2, non lo so. E in pratica c'è Harry con la civetta, direi del primo film, La pietra filosofale, esatto. E insomma, io ce l'avevo nella cameretta di notte e di notte in pratica si vedeva solamente la... Oddio, è gigante, non ci sono più. Si vedeva solamente la civetta e sembrava un mostro, un lupo, un fantasma e oh mio Dio, niente, le mie sorelle avevano sempre terrore e paura e io non lo volevo togliere. Poi, oh, ho trovato altre figurine, ecco, vedete che allora non mi sbagliavo, probabilmente questa è dell'ordine, sì, dell'ordine della Fenice, direi. Però non ho il coso del, come si chiama? L'album. Se lo riconoscete, credo che. Aspettate, vediamo se c'è scritto dietro. Panini, Harry Potter, und Kammerer's Cake. No, è la Camera dei Segreti. Questo era il primo, non ho visto altro. Forse erano queste rosse. No, Camera dei Segreti. Ma io perché mi ricordo Tonks indistintamente? Ma chissà. Vedete queste olografiche? Sempre Camera dei Segreti. Questa è bellissima. Scopa. No, beh, non c'è Tonks, me lo sono immaginato probabilmente, va bene. Oh, questa è una cosa che ho recuperato qualche anno fa al lavoro, perché sì, io tutto quello che vedevo di magazine doveva essere mio. Stavo lavorando a fare le dichiarazioni dei redditi e ho visto questo sulla scrivania che per le persone che erano in attesa del loro turno e allora l'ho dovuto prendere. Harry Potter, 20 anni fa nasceva il maghetto, quindi questo qui era il numero di Repubblica, il venerdì di Repubblica, 19 maggio 2017, il numero 1522, e credo che sia qualcosa fatto per ovviamente i 20 anni di Harry Potter. Copertina, vediamo dov'è. Boh, vado scorrendo. Vabbè, ho già trovato qualcosa. Vediamo se ve lo posso girare. Allora, ma qua è tutta una roba su Harry. Adoro, non mi ricordavo più. Così. Sì, ho rubato questo coso dal questo magazine dal mio posto di lavoro.
mi ricordo se ho chiesto il permesso, non interessava a nessuno. Adoro tantissimo. E poi andiamo avanti. Un altro poster. Allora, questo è del prigioniero di Azkaban. Si intravede Daniel. Poi mi ricordo che la mia professoressa di inglese delle superiori ci aveva portato un, per provare a leggere in inglese, un magazine inglese. Io ovviamente avevo trovato l'articolo su Harry Potter, me l'ero fotocopiato, terribile io, perché non mi voleva dare il magazine, maledetta, doveva essere mio però. Harry Potter Books have finally gotten the... Non si legge una mazza, che bello, e beh, questa fotocopia avrà più di 10 anni, adoro. Altre ancora. Civetta, questa non è di Harry Potter, però lo sai, tutto fa brodo, civetta. Oh, ecco, iniziano i ritagli del cioè. Sì, perché io alle medie amavo lui. Lui era il mio marito del futuro. Poi crescendo, per fortuna, sono rinsavita. E no, preferisco di gran lunga David, l'attore che fa Remus, o anche Gary Oldman tutta la vita, Sirius Black. Sì, c'è il mio cane che sta per rabare. Il prossimo è questo, sempre dei poster. Oddio, Pops. Pops. Chi se lo ricorda questo giornalino? Cioè, non vi dico neanche chi c'è dietro. No, vabbè, è davvero roba vecchia. Quanto sono vecchia io? Ciao, pezzi. Pezzi di interviste, sì. E altri pezzi. Terribile, cioè, pensate che tutta sta roba, io non scherzo, vi farò fare l'intervista da mia madre, era tutto attaccato sulla parete, dietro lo stipite del mio letto, quindi io avevo una roba così. Poi ci sono aggiunti i Green Day quando sono arrivati ai 14 anni e Gesù, Gesù, guardate quanta roba. Comunque sì, non sono, sono, penso che si siano fermati al 4. Qui c'è Remus, Remus, come lo pronunciano? Oh Gesù, doppioni. Ve l'ho detto. Cioè, Harry Potter confessa: non amo Hermione! Oh my god! Vabbè, poverino. Altri? Cioè, 18 minuti non se li guarderà nessuno, però io mi diverto tantissimo. Queste robe rimarranno nell'annale. Guardate, cioè, qua terribile. Mezza pagina qualcuno non me l'aveva voluto lasciare, allora ho fatto la fotocopia a colori. E mezza pagina invece è quella originale del giornalino. Terribile, terrible. Guardate, tutte attaccate, queste erano tutte cose che io avevo attaccato, terribile. Comunque non è che ho smesso di guardare Harry Potter, ma scherziamo. È che buttavo i miei soldi in altre cose. CD, DVD, i libri ce li ho, stanno lì, cioè ovviamente stai scherzando, i libri originali della prima edizione di Harry Potter ce li ho tutti, magari non saranno tutti prima stampa perché dovevo mettermi i soldini da parte prima di prenderli, però probabilmente gli ultimi dove ero già più grande. Sono anche prima stampa perché mi ricordo anche che facevo la co terza copia, che facevo la coda nelle librerie per l'uscita dei libri, per andarli a prendere primissimo. Sto perdendo la voce. Che cavolo sono? Ah, ok, non vedevo. La Rowling con questo taglio di capelli è terribile. Sembra Jennifer Aniston dei poveri. Qua chi c'è? Un piccolo Dan. Voi da chi eravate ossessionati da piccoli di Harry Potter? Cioè da piccoli, poi dipende da quanto lo seguite. Cioè, ecco, ditemi, durante
il vostro fangirlare o fanboiare da chi siete stati ossessionati. Cioè, non finiscono mai. Adesso qua, quelli che mi diranno, che mi hanno detto, sì, facci vedere, deve essere interessante, mi staranno maledicendo. Però, adoro. Probabilmente c'è gente che ha il triplo delle mie cose, però io non ho mai avuto spazio a sufficienza, perché avevamo una cameretta grande, molto grande, e la dividevamo in tre, quindi comunque lo spazio era da dividere con le mie sister, che anche loro si allargavano. Adesso mia sorella più piccola, che ha 20 anni, praticamente ha la cameretta tutta per sé, il sogno di una vita. Bom, pur stando all'università, comunque lei ha potuto lasciare tutte le sue cose. Falsissimo, falsissimo. Ha potuto lasciare tutte le sue cose lì, io le ho dovute rintanare negli anni, in questo porta documenti, perché sennò sarebbero andati persi, probabilmente. Probably. Credo di avere una cosa così grossa anche dei Green Day, però a voi non interessa. Mini poster. Come erano baby, oddio ancora, vediamo. Io poi li avrò mai letti questi articoli, o li prendevo, li attaccavo e basta. Secondo me li prendevo, li attaccavo. Oppure... una copertina, adoro. La povertà che avanza. Una copertina di Harry Potter in bianco e nero. Questo è il calice di fuoco. Chissà, non ho fotocopiato l'interno per capire che edizione o che stampa fosse, però. Harry. Cioè, io queste cose le ho stampate perché all'epoca, Madonna, all'epoca non credo che io avessi il computer, cioè forse sì all'inizio, esistevano i floppy disk, ragazzi, cioè non c'erano neanche i CD, quindi materialmente non avrei saputo dove infilarci tutta sta roba. Un altro poster, forse questo anche a doppio, non mi ricordo, credo di sì. Caricare questo video su Facebook quanto occuperà. Questo cos'è? Ah, questa è una stampa che qui è arrivata la stampante. Wow, quindi avevo il computer, una stampa di Sirius Black, adoro. Qui c'è Daniel. Qui ero andata in Austria e avevo trovato l'articolo anche in tedesco. Qualcuno traduca, perché io non mi sono mai accollata di capire il tedesco, a parlarlo. Das gehen no. Ancora. Qui c'è una. No, chi è Ciao Ile TVB? Oddio. Questa me l'aveva regalata qualche amica di non so quando. Una pagina di giornale. Cioè, ragazzi, qui stiamo varcando la Repubblica, martedì 22 novembre 2005. Raga, io non stavo bene, ve lo dico, non stavo bene per niente. Oh, 2005, questo era quando facevo il secondo superiore e alla ragioneria, non so perché, ci davano i giornali ogni tanto da leggere, e quindi avevo trovato l'articolo su Harry Potter 4 e col malvagio Voldemort. Io non stavo bene per niente, perché 2005-2020 sono passati 15 anni e esiste ancora, però va bene, io vi mostro quello che voi mi avete chiesto di farvi vedere, quindi voi siete miei complici, non vi potete lamentare. Siamo arrivati all'ultima cosa, direi. Questo è un altro pezzo dell'articolo in inglese della professoressa che non mi ha voluto dare il magazine. E io direi, ma chi è questo? Cioè, questo non è Gary Oldman. Che problemi avete? Ah, il direttore. Sorry, è Alfonso Cuarón. Dicevo, ma scusatemi, ma se lui è Gary Oldman, lui non è Gary Oldman. Però cazzo, ci assomigliano.
Era Alfonso Cuarón, sono un po' tarda, perdonatemi. Comunque, io direi di avervi fatto vedere tutto. Fatemi sapere se vi interessa qualcosa, se avete qualcosa di quello che ho mostrato, se avete di più sicuramente. Sono certa che voi avrete di più di me. Però, come vi ho detto, io negli anni ho sparso quello che mi piaceva in più cose possibili, immaginabili. Non lo so, cos'altro posso dire? Sicuramente voi sarete super collezionisti delle figurine, ci scommetto. Magari se vi può interessare, se avete qualche figurina mancante di queste qui che ho io a doppioni, mi potete scrivere e controllo i numeri, magari. Posso, ovviamente, quando finirà tutta questa storia di chiusura per il virus, posso mandarvele tranquillamente. Io sto diventando afona con l'allergia per il polline, mi si sta tappando il naso, fra poco boccheggio. Quindi per oggi credo che sia tutto, vi saluto. Ah no, scusatemi, vi volevo ringraziare tantissimo con tutto il cuore perché siamo arrivati a 29.000, cioè 29.000 è un numero perfetto, anche perché io sono nata il 29/9/89, quindi credo che il 9 sia un numero fondamentale nella mia vita. È a una sola distanza di 21 giorni dai 28. Siete magici. Io vi amo e cerco di fare sempre il meglio e il più possibile per venirvi incontro, per aiutarvi, per farvi divertire, per farvi passare il tempo, dato che siamo tutti chiusi in casa, non si può fare altrimenti. Quindi vi ringrazio e come al solito fatto il misfatto.